Mister, insomma, rispetto alla partita di Coppa è stato un altro col Settimo Casale. Assolutamente sì, direi che beh, da allora sono passati forse 2 mesi, anche un po' di più, abbiamo lavorato nel frattempo, qualcuno è andato, qualcuno è venuto, direi che la squadra sta facendo molto bene, anche oggi mi sono piaciuti molto, conto sicuramente una squadra comunque di valore come il Casale, io sono molto soddisfatto, poi è ovvio che come sempre bisognerebbe vincere per essere soddisfatti al 100%, però io mi accontento per adesso, sono lì in scia. E sicuramente più avanti di quanto pensavamo e aspettiamo il mercato, vediamo che cosa succede. Vai, vai. Soprattutto nel secondo tempo c'è stato un momento in cui il forcing è stato tale per cui si poteva aspettare che la partita si potesse sbloccare. Sì, direi che dal decimo al trentesimo perlomeno ho visto un ottimo possession, palla a terra, giocate importanti, rapidi, belle ripartenze. Comunque sempre con l'attenzione da dedicare a una squadra importante come il Casale di non aprirsi troppo, perché qualche volta anche loro sono ripartiti e insomma non sono mai arrivati fondamentalmente a tirare, però insomma, ci sono sempre state delle cose che si sono poi magari interrotte sulla nostra tre quarti difensiva. Però comunque io ritengo che fare una partita di questo spessore, di questo ritmo su un campo comunque allentato, siano da elogiare tutti i miei ragazzi. Quanto era importante oggi non subire gol di nuovo? E poi ti chiedo, sul mercato serve una punta, sicuramente, forse anche un centrocampista di qualità. Guarda, non subire gol è sempre per me la cosa più importante del gioco del calcio, perché da lì in avanti può succedere di tutto, ma che vada fai 0-0 come è successo oggi. Su quelle cose, sulla seconda domanda che mi hai fatto, ti dico che fondamentalmente mancano cose che mancavano il giorno della Coppa Italia col Casale. Una punta, ma non al posto di. Noi abbiamo purtroppo, giochiamo 4-3-3, abbiamo tre giocatori di ruolo, dimostrazione che oggi fuori uno dei tre ha giocato un centrocampista all'ala, che tra l'altro ha fatto una ottima prestazione, secondo me, Paolo Di Sorato. Quindi manca una punta per allungare la rosa, se poi è di qualità, ovviamente che è sempre meglio. Il play, stessa situazione, abbiamo lì, non pecchiamo in lunghezza, pecchiamo proprio nel ruolo. Li ho provati un po' tutti, con oggi credo di averli provati tutti. Tutti fanno bene il compitino, però ovvio che comunque il play che va a prendere la palla, il rebolino della situazione, non ce l'abbiamo.